Lady Etia dice che la mia voce è seconda solo alla sua. Continuiamo a fare. Però secondo me le cose non stanno così. Ah, è il futuro bardo. Vi armo? Addio, straniero. Ah, è il futuro bardo. Mi manda vi armo? Fermati di nuovo una volta o l'altra. Canterò per te. Ah, è il futuro bardo. Rimanda. Vi armo? Ah, è il futuro bardo. Rimanda, vi armo? Addio, straniero. Ah, è il futuro bar. Rimanda vi armo? La mia missione personale è assicurarmi che l'Accademia dei Bardi preservi con poesie e canzoni la memoria delle grandi imprese del passato. Ah, è il futuro bardo. Ti manda vi armo? Ottimo! Sembra che presto sarai uno di noi. Ci raduneremo all'esterno dell'Accademia per la cremazione di Re Olaf. So che tutto questo è merito tuo. Grazie.
assaggiate i dolcetti di carne. Trovatene uno gratis e tornerete a comprarne altri. Prendete un pasticcio di carne. Benvenuto, popolo di Solitude! L'Accademia dei Bardi è lieta di essere qui per celebrare la cremazione di Re Olaf. Questa sagra non sarebbe stata possibile senza la dedizione e il duro lavoro del nostro ultimo candidato. Con l'accensione dell'effigie, egli diviene a pieno titolo un membro dell'Accademia dei Bardi. Diamo il benvenuto al nostro nuovo bardo! Penso che tu gli piaccia. Sì, congratulazioni. Ora sei a pieno titolo un membro dell'Accademia dei Bardi. Vista la tua natura avventurosa, alcuni professori dell'Accademia vorrebbero che tu facessi delle cose. Inoltre, Elisif ha stabilito che la cremazione di Re Olaf dovrebbe diventare un evento settimanale. E infine c'è la questione del denaro che Elisif voleva ti dessi.